Guardi! Zitto, Fry, alta! Dio mio! Scalzoni! Canaglie! Per carità, non ci faccia sentire, se no lo portano dentro. Non dico alle guardie, ma agli organizzatori del corteo. Ci voleva il permesso? Non ce l'hanno voluto dare. Allora si stava a casa! Io ho bisogno del 20% d'aumento e metto a posto i miei debiti in un anno. Io debiti non ne ho. Per la verità neanche io. Io non ho debiti. È il momento buono, possiamo andare. Andiamo, andiamo. Buongiorno. Buongiorno. Non ho più nessuno, né un figlio né un fratello che possa aiutarmi. Sono un vecchio buono a nulla. Un angelo valente. Umberto Domenico Ferrari. Chi vive oggi con 18.000 lire al mese? 10.000 me le prende la padrona di casa. Mi ha anche aumentato l'affitto, quella... Scusi. Oh, dica pure, siamo tra uomini. Puttana, puttana. Avrebbe bisogno di un orologio, lei. Eh no, ce l'ho l'orologio, non ce l'ho più, ce l'ho, bello orologio. Io ne ho due e per questo lo vendo. Tic-tac. E il suo, che marca è? È buono, ha anche la cassa d'oro. Io sono arrivato, abito qui, buongiorno. 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 Costa 20.000 lire.
Quanto ne vuole? 5.000 lire. Di sabbia in gola. Che ci vuol fare? Pazienza. Ma se no, speriamo. Arrivederci, a domani. Oh, eccoci qua. Carina. Ehi, ho visto, sa. Domani sbatto fuori lei e il cane. Sbatto fuori. Ma che esagerazione. Così perdono tutti i clienti. Non ci faccia caso, per amor di Dio. Permette che l'accompagni? Si figuri. Guarda, a lei glielo do per 4.000. 4.000? Una parola 4.000. Sono tanti. Già, ma un orologio dura sempre. Senta. Ma non è il caso. Guardi, io gliene do 3.000. Ecco. 3.000 rotti, sono tutti spicci purtroppo. Ho detto 4.000. Stanno tutti qui. Facciamo così. Io le do la borsa. Lei me la riporta alla mensa, mi dia l'orologio. E arrivederci. Arrivederci. Fate la carità. Arrivederci. Arrivederci. Fate la carità. Chi c'è nella mia camera? Chi c'è nella mia camera? Che ne so? Ma che urla? Chi c'è nella mia camera? Ma che strilla? Ma stia zitto, mi faccia piacere. Ma che modo questo di gridare? Avanti, senta un po', stia zitto. Ma mi faccia il piacere. La camera non è sua, la camera è mia. Ma che sua? Sono amici, amici cari. Riposano un minuto. E poi inutile che le protesti. Lei lo sa che alla fine del mese se ne va. Se ne va. Se ne va. Sarebbe comodo buttare fuori uno così, dopo 20 anni. E vedrà. E intanto paghi gli arretrati. Pago, ho qui i soldi, pago! E non gridi! Cacciavia. Ma chi cacciavia? E dove va? Che piglia tutti per il collo, per un buco così. Domandano 20.000 lire e ci sono anche i topi. E lo cacciavia. So. Cacciavia. Lei si fa pagare 1.000 lire all'ora, hai capito? 1.000 lire tutte le volte. Hai un termometro? Sì. Stai male? Piano.
L'hai sentita prima la porta? Sì. Li ha messi nel salotto? Poteva metterceli prima. E come poteva? Ce n'erano altri due. Che mestiere. Schifo. Dio. Hai visto quante formiche? Signor Umberto, si vede niente? Niente. Un po' sì. Lo sai che sono in giro. Dio mio. E lo dici così? Come lo tenga lì? E lei lo sa? Per carità. Sei sicura che è così? 3 mesi, signor Umberto. Vieni. Quello alto è di Napoli, quello basso è di Firenze. Qual è il tuo? Tutti e due. Il padre, il papà. Io credo quello di Napoli.
Ma come credo? Dicono di no, tutte e due. Vieni, piangi. Ha finito di cantare. Portami dell'acqua calda, una borsa. Che stai facendo? E vuole l'acqua calda. Va, su, su. Puoi giocare con la palla, Fly? Mm? Avanti. La serva la pago io. Se vuole l'acqua calda, si prenda la serva. Al 30 le butto fuori la valigia. Riceverà lo sfratto. Cucciami. Ciao. Ciao. Un bacio a bebè. Vieni qui, Fly, vieni qui, su. Bravo, Fly. Accidenti alle formiche. Formiche dappertutto. E che vuoi? Ma dove sta il termometro? Lì su, com'è? Porta di là. Quella si arrabbia e sta via con me. Fammi piacere, vieni qui. Che vuoi? Guarda un po' se c'è. Che tenga a fa? Guarda in gola se c'è una placca bianca. Quando è grande. Ma la placca c'è? Quella spera che muoia. Ma io non muoio. Portale questa. Sono 3.000. Fatti fare la ricevuta. Vabbè. Che sono 15, gli volo tutto o niente. Io me ne vado, sennò quella mi strilla.
Buonasera. Buonasera. 2005. Ho detto 2000 ieri e 2000 oggi. 2400. È un caro ricordo, sa. Sono come nuovi. Non li ho mai aperti per non sciupare. Rido proprio perché ho la febbre. Maria! Maria! Con tutte ste formiche, mannaggia! 2000. 4000. 5000. Il resto quando piglio la pensione. Ah, dammi il termometro. Ho fatto aumentare la febbre quella. 15000. Per mettere a posto i miei guai. Beh. Dovrei stare un mese senza mangiare. Hai fatto il compito? No. Già, non avevi tempo, eh? Certe cose avvengono perché non si sa la grammatica. Tutti ne approfittano, degli ignoranti. Chiudi! Il fidanzato! Oh,
l'unica macerata che ha fatto successo sono stato proprio io. Capito? Senti, te lo dico io. Sì, sì. Sì, noti pure. San Martino della Battaglia 14, terzo piano, presso Belloni. Grazie, grazie.
Avanti. Avanti. Stieno fermi, vengo io. Ma chi è Ferrari? Sono io. Ho preferito vestirmi per non farvi aspettare. Scusate, Umberto Domenico Ferrari. Spalmaguni Armando. Prego. Avanti. Chiudo la valigia e sono con voi. Signor Umberto, che stai grave? Sì, grave. Grave. Ragazzi, che c'è? Lascia il buio. E state zitto. Ma che stiamo scherzando? Beh, che c'è? Che te guardi? Vieni qui, bravo, bravo. Se si accorge che vado via, sono qua. Giù, giù. Bravo. Senta, mi faccia un piacere. Giochi un po' col cane, con la palla e con la riva. Ma a me non me va di giocare. Non lo saluto, se non capisce e non mi lascia più andare via. Hai giocato? Ti è bello, ti è. Allora, ma che stai facendo? Vi a giocare qua, riga, vieni. Ma chi c'hai là? Il fidanzato? Oh, ma che vuoi? Signor Umberto. Non dargli mai latte, sai? Ti prego. Stai attenta, mi raccomando. Sì, sì. Basta, Dio. Sta buono, sta giocando. Stai attenta. Vedrai che non mi dimenticherò di te. Sto via poco tempo. Signor Ferrari, vogliamo andare? Sì, sì. Mi dia a me origine. No, è tanto leggera. Non c'è dentro che un pigiama e un sapone. Sta dentro. Questo qui sta meglio di me. Che cosa fa qui? Vorrei tenerlo ancora un po' qui per fargli la cura completa. Sì. Grazie, sorella. Aia. Ah. Basta. Una pennellata di tintura di odio. Domani te ne puoi andare. Scusi, dottore. Eh? Ho anche un dolore qui. Che dolore? Niente. Non vedi che non hai più febbre? Si tratta di una volgare tonsillite. Se tu fossi più giovane ti direi di toglierti le tonsille. Ma che cosa vuoi toglierti? Alla tua età. No, lei doveva insistere. A Sorumbe, che cosa? Lei doveva insistere. Io lo so. Mi farebbe tanto comodo fare un po' d'economia. Glielo insegno io il modo a stare qua dentro. A me basterebbe stare qui
ancora una settimana, ecco. In questo reparto si sta meglio che in un albergo. Gli ha chiesto il rosario alla suora? No. Grazie, sorella. Sorella, è tanto una brava persona, sa? È tanto buono. Gli piacerebbe restare qualche altro giorno qua dentro per potesse curare. Non lo vede come è sciupato, poveraccio. Pensi che danno una pensione che non gli basta manco per mantenere il cane. Vedremo. Grazie, sorella. A Solombe, di diede rosario. No. Sorella, potrei avere un rosario. Maria! 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 Come stai? Come stai, Maria? Come stai, cara? Bene, io sto bene. Ti ho portato soltanto questa. Oh, una banana! Siedi, siedi, cara. Prendi lo sgabello, siedi. Siedi, cara, siedi. E Frank? Che cosa dice Frank? Lo volevo portare su, ma non si può. È giù nel cortile. Il cortile? Il cortile, Frank. Ah. Il cortile. Il cortile. Il cortile. E allora, è quello lì, padre? Guarda, signor Umberto, tu mi dici di giurare, non potrei. Ma sento che è lui. E lui? Che dici? Niente. Quando torno, ci penso io a farlo parlare. Parlo a tutti e due. Anche a quello basso, a quello di Firenze. A tutti e due. Figlia? No, no. Scusi, sorella. Come sta? Come sta, papà? È grave. Grave. Dunque, ma le ha chiesto 4.000 lire. Io col cavolo che io ho dato. Hai fatto bene. No. Sì, si sposa il direttore del cinema. Così va al cinema senza pagare. Speriamo che non faccia figli. Ha detto che deve andare via perché la camera serve a lei. Si sposa per questo, ha detto. No. Io pago gli arretrati e lei non può mandarmi via. Non può buttarmi fuori. Signor Umberto, lui mi aspetta. Non mi manda al dormitorio pubblico. Guarisci bene, signor Umberto, guarisci bene. Diglielo, non ci vado al dormitorio pubblico. Vada lei al dormitorio pubblico, lei,
Io non ci vado al dormitorio pubblico. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Jesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et semper nostri, amen. Quando c'era la guerra, mi chiamava nonno. Io le davo qualche sfilatino, pane, ne mangio poco. Dopo la guerra si è impazzita. Odia anche il mio cane. Se lei vede il mio cane, non capisce come lo si possa odiare. Ave Maria, grazia plena, stecum benedicta, tu mulieribus, Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et semper nostri, amen. Arrivederci, se non beh, tante belle cose, eh? Ma io ci ritorno qua, eh? E io ci riprovo, come va? Auguri? La vengo a trovare. Com'è l'indirizzo? Via San Martino della Battaglia 14. Ci trovo, eh? Neanche le guardie mi buttano fuori. Io credo. Arrivederci, se non beh, tante belle cose. Tanti auguri, Maria! Scusi, non c'è la ragazza? No, c'è la padrona. Cosa fa? Sto a lavorare. Qui ci sto io, questa è la mia camera. E chi dice di no? Che cosa dovete fare? Tante cose. Scusi, la ragazza è uscita col cane? Che cane? Il cane, il cane! E che c'ho l'obbligo di vedere i cani? Strike! Sono incinta, hai capito? Buongiorno. Buongiorno. Dov'è Frank? Non lo so. Ma perché non lo so? E non lo so. Non farmi gridare. Dov'è Frank? La padrona ha aperto la porta e lui se n'è andato. Ma tu dov'eri, disgraziata? Io la so sempre chiusa la porta e lei l'apriva. Se l'hanno ammazzato, ammazzo lei. Presto, veda di fa presto. Se metto sotto qualcuno paga lei. Pago io, avanti, avanti. Quant'è? 300 lire. Tenga. Non c'è il resto, sa. Mi può cambiare 1000 lire? No. Mi può cambiare 1000 lire?
Mi dia quel bicchiere lì. Questo? Sì. 50, 950 lei. Ecco. Grazie. Che vuole lei? Il cieco il mio cane. 15. Ammazzate qui. Grazie, professore. Buongiorno. Lucio, povera Lucio. E lei? Un bastardo con gli occhi intelligenti, bianco, pezzato. Mi è scappato di casa. Quando? Ieri l'altro. E allora che facciamo? Questo cane lo ritiri o non lo ritiri? E se non lo ritiro? Se non lo ritiri, l'ammazziamo. Lo ammazzate. Filippo? Comandi, dottore. Accompagna questo a vedere i cani che abbiamo catturato ieri e ieri l'altro. Beh, venga. Grazie. Beh, che fai? E allora lo ammazziamo. Lo sopprimiamo, cosa vuoi fare? 450 lire. Avanti un altro. Questo l'altro ieri, questo ieri. Questo l'altro ieri. Questo 10 giorni fa. Questo ieri. E questo l'altro ieri. Attenzione al ferrello. Morto, sa. Buonasera, signora Marangoni. Buonasera, ingegnere. Buonasera. Ma che cosa vuole? Ma che cosa vuole lei? Siamo noi che veniamo al suo funerale, mica lei è il nostro. Ma che le devo qualche cosa? Ma che dice? Ma che grida? Disgraziato. Paghi i debiti piuttosto. Debiti?
Ma è per altre ragioni che vuol mandarmi via, per altre ragioni. Domani ci sono gli uscieri che la buttano fuori. Ci sono le leggi, io pago. Io pago. Sono stato 30 anni funzionario al Ministero dei Lavori Pubblici. Ho sempre pagato. Debiti. Non so neanche cosa siano le cambiali. Battistini! Oh, caro Ferrari, come va? Eva, e a te, come va? Va, va. Non bisogna mai capitarsi. E a te? Così, va. Scusa, mi prendo l'autobus. Beh, non importa, prenderò l'altro. Caro Ferrari, come va? Ma, sai, ho una questione con la padrona di casa. La vinco io di sicuro. Fermo l'azione giudiziaria e la blocco. Verso 7.500 lire e la blocco. Mi basterebbe versare metà dell'importo. Mi occorrerebbero 2.000 lire. Tu stai sempre là di casa? Sì, sì, non mi muovo. La padrona di casa vorrebbe naturalmente buttarmi fuori, anche oggi. Capisci? 2.000 lire mi... Scusa, non vorrei perdere questo. Ciao, Ferrari. Tanto piacere d'averti rivisto. Ciao, caro. Oh, Ferrari! Se vedi Carloni, salutalo! È morto! È morto. Grazie. Signora, c'ho due bambini. Signora, c'ho due bambini! Grazie. Sette persone a carico. Sette persone a carico, Madre della Carità. Grazie.
sta fermo. Commendatore, come sta? E guardavo qui il nostro Flag, che cosa fa? Gioca, fa così tutto il giorno. Quanto è bravo, carino, proprio carino. Come va? Bene, grazie. Posso offrire un caffè? Parte subito la corriera, grazie, non è possibile. Un caffè, prendo un caffè. No, grazie, la corriera parte. Un liquore, qualche cosa? Non mi è possibile, volentieri, ma non mi è possibile. Almeno permetta che l'accompagni. Volentieri. Lei cosa fa? Così, niente. Sono pensionato e come pensionato si campa. Non si fa niente. Beato lei. Ecco. E non fa niente. In ritardo, ingegnere. Salve, ingegnere. No, no, in quello posto mio, scusi. Secondo lei ci sarà la guerra? Ma... Si parte! Arrivederci. Arrivederci. Di nuovo, tanti auguri. Di nuovo, tanti auguri. Grazie, caro. Tanti auguri, cara. Ti aspettiamo a casa, è promesso, eh? Promesso. Vieni a vedere bebè, è cresciuto. Va bene, un bacio a bebè. Auguri, cara, a te. Auguri. Auguri. Grazie. Arrivederci. Auguri. Tanti, tanti auguri. Arrivederci. Grazie. Ci telefoniamo. Senz'altro, d'accordo. Ciao. Allora, mi raccomando, domani. Sì, puntuale. Stai lì, non si può tardare. Ciao, cara. Ciao. Paolo! Dimmi. Che c'è, Olga? Cara. Ciao, cara. Ciao. Attenta.
frena lui, Scappa via lui, Mangiati la pizza dolce. Vuole fare tutta una camera da ricevimento. Signor Umberto, mangiati la pizza dolce. No. Che c'hai, signor Umberto? Stanco. Di quella là? Un po' di tutto. Dovunque andrai, signor Umberto? Stare meglio di qua. Beh, ci vuoi fare? Thank you.
vado. Già ne vai, signor Umberto? Sì. A dove? Ho trovato. Vicino? Sì. Allora ci vediamo qualche volta, signor Umberto. Senti, cambia posto anche tu. E ne sono tante qui a Roma. Non sta qui, vattene. Appena quella sa che sono incinta, mi caccia via subito. Nel tuo paese non puoi tornare. Fratimo, mi fa una faccia di schiavo. Ci possiamo vedere qualche volta, signor Umberto? Ho lasciato un po' di roba nel comune. Pigliala tu. Ciao. Ciao. Lascialo andare, quello di Firenze. Sì, signor Umberto. Col cane non si può stare, non si può salire. Prima delle 8 si può. Non segna a me. Se è cacciatore sì, se non è cacciatore no. Io posso dire che vado a caccia. E di che? Non potrei avere il fucile nella valigia. E vabbè, dove scende? Via Leccosa. Vai. Piccolo, ma è cattivo. No, no, non ho mai disturbato nessuno. Sarà. Quanti cani ha? Una ventina. Perché? Stanno qui tutto il giorno. C'è aria, c'è posto. Volevo tenerlo qui in pensione. Si può vedere dove dormono. Dormono in casa con noi, stanno bene. E io ce n'ho tre che dormono a letto con me. Un cieco e un altro due. Dormono abbraccicati proprio con me tutta la notte.
Parto per un viaggio. Vorrei lasciarlo qui. Per quanto tempo? Un po'. La retta è 100 lire al giorno. Il pane costa caro. È vero? Poi c'è tutto il seguito. La trippa, la pasta, la conserva. Perché noi altri gliela famo a condita. C'è tutto. E poi quando hanno mangiato, c'è la varichina, c'è tutto quanto il seguito. La trippa costa. La segatura costa, la varichina costa e noi altri a capo la sera dobbiamo comprarla. Le darei 5.000 lire. Anzi, quasi 6.000. E la valigia piena di roba. Quando torna? Non so. Vedremo. Vede quanta bella roba. Lo sa che tanti portano i cani qui, poi non li vedo più. E allora lei che cosa fa? Li mando via. Che me ne faccio? Li porta qualche volta a passeggio. C'è un ragazzo che me le porterebbe, ma può essere pagato. Li teniamo qui, basta abituarli. Si accontentano. No, no, non si accontentano. No, no, non ce la lascio. Buongiorno. Ci vogliono quattrini e meno chiacchiere. Mi ha fatto perdere il sacco di tempo. Buongiorno, Daniela. Buongiorno. Daniela, tu li vuoi proprio bene, Fra? Proprio? Sì. Allora, te lo regalo. Oh, no. Sì, e ti do anche la musaruola. Signorina, il cane è mio. Come tu? Sì, è mio. Daniela. No, la bambina, tanto volentieri. Ma chi lo deve pulire? I cani sporcano. Ma guarda un po', ci vado di mezzo io. Lo pulisco io? Sì, lo pulisce lei. No, no, ascolti, nemmeno la signora vuole cani.
Su, andiamo. Senta, è un cane che non dà disturbo a nessuno. Ubbidisce come un bambino. Vedrà che sarà contento. Sì, sì, è un affare. Ma io glielo do per niente. Un cane così, per niente. Già, intanto se ne libera. Andiamo, no, Daniela. Io lo voglio, andiamo, lo voglio. Daniela. Avanti, cammina, capricciosa che non sei altro. Su, avanti. Daniela, cammina. Thank you.
Vieni. Su. Eccola qui, Fly! Su! 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 Bravo, Fly! Bravo, Fly! Bravo! Bravo! Corri, Fly! Corri! Corri!